Ritira l'attestato consegnato dal sindaco di Sant'Angelo dei Lombardi, dottor Marco Marandino, il comandante della Legione Carabinieri Campania, generale di divisione Maurizio Stefanizzi, in rappresentanza del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d'Armata Teo Luzzi. Per il soccorso fornito alle popolazioni colpite dal terremoto dell'Irpinia del 1980 e per l'impegno profuso ancora oggi, il Comune di Sant'Angelo dei Lombardi ha conferito all'Arma dei Carabinieri la cittadinanza onoraria. La cerimonia di consegna, prevista in un primo momento in occasione del 40° anniversario del terremoto ma rimandata a causa Covid, si è svolta questa mattina presso l'Abbazia del Goleto. Il riconoscimento di oggi sancisce un legame forte con l'Arma fin dalla sua fondazione nel 1814, nei momenti in cui c'è stata anche la tragedia più cruenta, che è stata quella del terremoto dell'80, loro hanno dimostrato appunto di contrastare in maniera efficace le grandi difficoltà, le numerose fragilità che si sono manifestate, ed è stato un punto di riferimento per tutti i cittadini, e quindi non i singoli carabinieri ma tutta l'Arma. No, è una bella giornata, mi lasci dire questo, una bella giornata di memoria da un lato, perché in realtà ricordavamo tanti caduti, compresi alcuni carabinieri, un periodo bruttissimo per queste terre che hanno comunque saputo risollevarsi, no? Perché adesso è un territorio splendido, fatto di persone splendide come siete anche voi. Quindi è stata una bella sensazione quella di rafforzare, se mai possibile, questo legame straordinario tra l'Arma dei Carabinieri e le comunità di riferimento, no? Si è parlato delle nostre stazioni, della presenza sul territorio, del fatto di avere una valenza che va anche oltre la professionalità tipica del carabiniere inteso come forza dell'ordine, una responsabilità, se volete, sociale nell'ambito delle piccole comunità. E noi ci siamo, ecco, io ho voluto ribadire con forza che non solo ci siamo, ma che vogliamo rimanere e che rimarremo con uguale impegno, con uguale disponibilità nei confronti delle comunità italiane, di questo splendido territorio che è la provincia di Avellino, la Campania, l'Italia. Per la nostra organizzazione, essendo noi presenti praticamente su tutto il territorio nazionale, nelle grandi città come nei piccoli centri, spesso siamo il primo baluardo statale nel territorio, che paga anche un contributo a queste tragedie, purtroppo l'Italia ne ha vissute diverse, e l'Arma dei Carabinieri, ripeto, per la sua organizzazione con le stazioni è presente dovunque, quindi spesso è il primo e unico rappresentante statale pronto a dare una mano nelle alluvioni come nei terremoti, in tutte le catastrofi naturali e in ogni evenienza, perché questo è il nostro compito e quello che vogliamo continuare a fare per la gente italiana.